Il maxi rave illegale alle porte di Torino, la polizia identifica i partecipanti che lentamente lasciano l'ex area industriale, decina i giovani soccorsi per abuso di alcol e di droghe. L'inviato è Giacinto Pinto. Da dove arriva? Da Nizza. Da quante ore sta ballando? 48 ore. Sì. Si balla senza freni da ormai due giorni. Il rave di Halloween negli ex stabilimenti Fiat alle porte di Torino sembra non avere fine. Quanta gente c'è ancora dentro a ballare? 3.000 ci sono ancora. Decine di ragazzi sono stati soccorsi per abuso di droghe e alcol. In 2000 hanno lasciato i reali boschi di stupinigi, a fermarli solo la pioggia. Però le misure anti-Covid? Sì, io ho il Green Pass ad esempio, quindi... Ma lì dentro state senza mascherina. Ma il posto è enorme. L'intervento delle forze dell'ordine sabato sera era riuscito a respingere l'arrivo di almeno altre 10.000 persone, ma la festa abusiva è proseguita. Perché lo sgombero in luogo chiuso o l'uso di eventuali idranti in questi casi è ampiamente sconsigliabile. L'ordine pubblico è una delle materie più delicate. Lei immagini un intervento di forza lì con qualche incidente? Penso che le polemiche sarebbero state estremamente maggiori.